Il problema è questo, il Balloon Festival è sicuramente un festival molto bello e molto interessante. Il problema è che c'è stata una svista molto grossolana, immagino sia da parte degli organizzatori ma anche da parte della regione. La regione, penso come altri anni, ha concesso il patrocinio al Balloon Festival e su questo non c'è problema. Il problema è che all'interno del Balloon abbiamo scoperto, vedendo anche i loro comunicati stampa, che c'è uno stand che pubblicizza il gioco d'azzardo. Tra l'altro, curiosità, è lo stesso stand che era alla festa del PD di Ravenna, che ha suscitato polemiche proprio qualche giorno fa. Sappiamo che il gioco d'azzardo crea ludopatia, che insomma è dipendenza, quindi è un problema anche sanitario per la regione. Certo, la regione ha una legge che mira a prevenire il gioco d'azzardo. Fra l'altro questa legge prevede anche il collegamento fra la regione e i vari enti locali, proprio per iniziative di prevenzione. In questo caso la prevenzione non ha funzionato, nel senso che non si può da una parte lavorare per la prevenzione e dall'altra parte sponsorizzare il gioco d'azzardo. Una cosa che chiediamo noi agli organizzatori del Balloon è sicuramente se hanno avuto proventi per ospitare questo stand, perché tanto è uno stand pubblicitario, quei proventi li utilizzino per la prevenzione del gioco d'azzardo. Tanto per capire, nello stand ci sono anche le famose slot machine o solo materiale che pubblicità? No, praticamente c'è un tavolo di simulazione per il gioco del Blackjack, che all'interno di questo programma Giochi del Titano, dove si pubblicizza il casino di San Marino. Fra l'altro, cosa simpatica, oggi proprio preparando questa interrogazione siamo andati sul sito del Balloon. Dall'interno io oggi lavoravo in regione, sono andato a cliccare su Giochi del Titano per vedere di che cosa si occupa, non sono riuscito a vedere perché Giochi del Titano, il sito di Giochi del Titano è fuori dalle policy della regione Emilia Romagna, cioè giustamente da dentro la regione dell'Emilia Romagna non si può visitare un sito che pubblicizza il gioco d'azzardo. Però dall'altra parte la regione Emilia Romagna concede il patrocinio ad un'iniziativa che ospita al suo interno uno stand che pubblicizza il gioco d'azzardo. Può essere che la regione nel concedere il patrocinio non sapesse della presenza di questo stand? Sicuramente, questo può essere, però diciamo una verifica abbastanza semplice al programma del Balloon Festival. All'interno del programma del Balloon Festival ci sono tutti gli eventi e quindi immagino che chi ha concesso il patrocinio abbia dato un'occhiata a tutti gli eventi e dentro agli eventi c'è i Giochi del Titano con il Blackjack. C'è proprio diciamo il comunicato stampa del Balloon Festival. Nel comunicato ufficiale della fiera si dice che questo stand si rivolge agli adulti amanti dell'azzardo. Il programma Giochi del Titano, dove dalle 10 alle 18 il casino di San Marino appiattirà i tavoli del Blackjack. Quindi diciamo era proprio nel programma del Balloon Festival. La cosa che fra l'altro diciamo a me fa arrabbiare un po', perché l'ho seguita, è che a inizio anno c'era un festival secondo me molto interessante, che era Parma Etica Festival, al quale non fu concesso il patrocinio perché all'interno di questo festival si parlava di vaccini con un tono critico e si parlava di dieta vegana. La regione, a nome dell'assessore Venturi, non concesse il patrocinio perché diceva che quegli eventi erano contro gli indirizzi della regione Emilia Romagna. Immagino che anche il gioco d'azzardo sia contro gli indirizzi della regione Emilia Romagna, quindi in questo caso, mentre in quel caso c'è stata un'indagine molto approfondita, in questo caso si è fatto un grossolano errore. Voi avete presentato l'interrogazione anche per chiedere se il patrocinio è semplicemente formale o se è stato dato un finanziamento, giusto? Esatto, sì. Diciamo, di solito i patrocini non sono onerosi, però potrebbe essere che magari il Balloon ha chiesto anche un contributo. Questo al momento non lo sappiamo e ne chiediamo conto. Sicuramente, fra l'altro, poi il Balloon è comunque cofinanziato, comunque gestito da un'azienda che è partecipata dalla regione tramite Bologna Fiere. Quindi in sostanza serve più attenzione anche nel concedere i patrocini? Esatto, esatto. E poi bisogna mantenere sempre l'attenzione alta sul gioco d'azzardo. Noi chiediamo anche che la regione, oltre a fare convenzione con gli enti locali per fare prevenzione in genere, ci convenzioni con gli enti locali proprio perché ci sia un monitoraggio che feste sagre di paese, feste di partito, non ci siano pubblicità per il gioco d'azzardo.